E benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriots. Quindi raga, allora ho il segnalatore Okay. First thing is to look for the e devo resistance. cercare i Either use your membri radar to pick up their trail, della or intercept the resistenza, PMC's radio communicator. come ho detto Otacon adesso, che mi condurranno da Big Mama. Eccolo qua, un membro della resistenza. Bene, devo solo seguirlo senza farmi notare. Found a resistance member. Now tail them without letting them know you're there. Ah ragazzi, sapete quando vi ho detto nello scorso episodio che questa era Parigi? Mi sono sbagliato. Sinceramente non sapevo se era Parigi o meno. Ma tu di che dal modo di vestire, da come parlano, credo di essere in a Londra. Credo, non lo so con precisione. Vabbè, non importa dove sono. Vai, vai, vai. Ok, adesso io devo andare di qua. Se sono delle guardie più avanti, io devo metterle fuori gioco con il fiore da zecchino o anche con la pistola, va, vediamo. Fuori uno. Sì, adesso devo mettere il fiore da zecchino. Ok, non posso, andiamo così. Prende la mira, un cecchino e... Taccate! Notte, notte! Eccolo qua che arriva. Infatti... se ne accorge che c'è qualcosa di strano. Ma per lui tutto questo è normale, sì, è normale, tranquillo che è normale. Ok, adesso lo raggiungo così. Vabbè, faccio il giro. È entrato nel parco? No, sta arrivando. Oh cavolo! Questo scatolone. Ho dovuto metterlo a terra. Ma chi immaginava che veniva proprio dove ero io? Veramente, ma chi se lo immaginava? Adesso devo andare dietro qui e aspettare che ti svegli. Non ci vorrà tanto. Dai, svegliati. Vabbè, tanto c'è qualche guardia qua? No, nessuna guardia. Perfetto. Ok, adesso ricordo un attimo indietro, credo. Ah no, sto correndo per questa parte. Oh cavolo!
voglio. Vieni. Voilà. Non sei d'accordo che... Ah, sei d'accordo. Ma dove cavolo sta correndo? Ah, lì. Chissà se cambia strada adesso. Ecco, mi tizio. Nel parco sta andando. È tutto tranquillo. Non c'è neanche la sicurezza. Merda! Non so se mi hai visto cosa, non lo so. Non sta andando. Oh cavolo, hanno beccato le guardie. Buonanotte! Sono morto. Perfetto. Non so se puoi vicino o cosa, Ma vaffanculo, te la con me. Oh, calmo amico, ti voglio solo seguirti. Per la dormito, va. Mi prendo anche l'arma. Perfetto. Adesso la sua arma ce l'ho io, con fiscata. Questo pedinamento è abbastanza difficile, quasi complicato. Ah, deve essere là dietro, sì, infatti, lo vedo. Non ditemi che vuole ancora fare la strada per il parco o una guardia. Notte. Vedo che li ha addormentato tutte quante. Appena le vedo, buonanotte. Andiamo a far fare il parco. Che due balle il parco. Vai, 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 tanto io ti sto seguendo, Che ha? Ah, doveva fare pipì. Ha pensato sulla statua. Oh beh, sicuramente alla statua non sarà piaciuto essere fissato così. O fissata, boh. Che ha visto?
Ah, forse le guardie che ho addormentato prima. Ah sì, poi lui giustamente è scappato. Dormite, dormite. Come si sono messi? Uno sopra l'altro, veramente carini. Raga, fate una foto. Ecco così. Vabbè. Andato sopra? Ah ecco, sì, sopra sopra là. Che salita pesante. Hanno trovato le guardie che avevo addormentato? O forse uno si è svegliato adesso, non lo so. La cosa mi preoccupa, Secondo me di qua ci sono delle guardie. Spero di no. Vediamo. No, zero guardie, per fortuna. Siamo seguiti? No, meno male. Non si sa mai che qualcuno sta seguendo noi. Per arrivare a nascondiglio di Big Mama. Fammi controllare. No, proprio nessuno. Perfetto. Detto che con la visuale così potrei giocare così a Metal Gear. Tipo alla Call of Duty. Chissà come sarebbe giocare così. Sta correndo, via via, lo stai indietro. Piano, piano. Ok. Qua c'è un'altra area. Se qui si dovrebbe... Questa città da esplorare, insomma andare in giro a cercare cose, veramente un casino. Cavolo, c'è un elicottero. E dentro l'elicottero ci sono ovviamente guardie. Fatto addormentata meno due. Le ha dormito tutte. Look out! Find something nearby to hide behind. Stay out of light. Use extra caution. Oh cavolo. Vai avanti. Bravo. Notte. Oh cavolo, non mi è capito da poco. Non ce la può andare avanti, non devo dimenticarla assolutamente. Fatto. Che mia che ho. Ah, ma lui passa sopra. Ah no, sopra. Forse si può andare là in fondo. Bene, quindi lui può passare senza problemi e di conseguenza posso seguirlo senza che lui venga fermato o altro. Thank you.
bene, si passa un'altra area. Ma fate di quante aree ci sono per arrivare là al nascondiglio di Big Mama? Ma oh, aspetta un attimo, quella è una guardia fischia come quello di prima. Beh, facile, 1 più 1, 2, quindi è lui che l'ha vestito. Poi è entrato qui lui. Non può essere sparito, quindi è lui. Ok, intervento le guardie. There's something fishy about that PMC trooper. Do you hear whistling? Ovviamente lui troverà la cosa strana. Oh beh, c'è una soluzione semplice a questo. Stanno dormendo sul lavoro. Ok, c'è qualcuno qui dietro? No, perfetto. È dormito uno a uno senza che si ne accorgono. Voilà. Tutti fuori gioco li ho messi. E lui non si è accorto di niente che li ho messi tutti a dormire. Vabbè, almeno questo mi rende le cose più facili. Di quel vicolo. Oh, il telefono, scusate, devo rispondere. Faccio un piccolo taglio. Scusate, ma è la mia mamma e voleva sapere quanto latte c'era ancora in casa. Vabbè, lasciamo perdere. Cavolo, per un momento credevo che mi aveva visto. Cavolo, no, una scatola. No, dove vai? Torna qui. Ma che cavolo. Ah, però ha cambiato strada, eh. Ah, eccolo qua dietro, il camion. Visto che sei di qua, non andare ancora nel vicolo, ok? Ecco, bravo, cambia strada. E allora? No! Mi ha trollato. Credevo che andavo avanti di lì e invece ritorna nel vicolo qua. Mi ha trollato la grande. Non ci posso credere. Ok,
Ok, meglio che non lascio andare avanti, va. Ok, perfetto. Mancava adesso i pattugliamenti con le macchine. Ora che i soldati pattugliano sarà un po' difficile se mi dietro. Beh, ci sarebbe una soluzione. Faccio esplose, distruggo la macchina che fa ricognimento qua in zona. Però mi sa che sono qua del nascondiglio, quindi meglio di no. Ah, mi sa che poi hanno trovato i soldati che ho denunciato prima. Allora bene. Quindi qua la macchina non passa, credo. Come ho detto, passa. Qua mi sono mimetizzato la perfezione. Vabbè. Le avventure della scatola che vuole stuprare i soldati. Quel palazzo laggiù, allora il nascondiglio è questo. Sì, è questo. Benissimo. Perfetto. Certo che siamo una chiesa, eh. O è una chiesa, oh cavolo. Vai, conduttimi all'entrata. E filmato! Mi sa che adesso ci sarà un po' d'azione, eh. Lei che è come un fantasma, non lo nota nessuno. Preso. Salve. Who's there? I'm here to see Big Mama. Tranquilli, sono qui per una visita. The guy. What do you think? I didn't hear him coming at all. He's gotta be the one. Yeah. Look at him. He's ancient. E che c'entra? Sono anche vecchio, ma sono forte, eh. Insomma, anche Big Boss è diventato vecchio. Ma questo non vuol dire che non sappia combattere. Grande Snake!
sembra una palla da biliardo. Comunque sì, sono questa è una chiesa. Ah, il nascondiglio quindi è una chiesa. Interessante. No doubt about it. He is the legendary soldier. Call me Mama. Big Mama. Alla 007. Io sono Snake. Solid Snake. Ecco, tieni la mia arma, va. Anzi, no, la tua. Ora andatevi prima che vi ammazzo tutti. I need to talk to you. Ragnar sent me. My, how you've grown, David. It was you, not I, who was created from the rib of man. But I gave you life. I am your mother. What? Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube, not even a clone. You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? Se vi ricordate, anche Liquid l'aveva detto nell'uno, come sono nati Snake e lui. Forbidden fruit. Appropriate. No? Follow me. I'll explain everything. The man who wants me dead is Liquid, your twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero? The founder of the Patriots. Founder? When did this happen? 40 years ago. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that. Questa storia riguarda Metal Gear Solid 3, raga, eh? Snake Eater. Quindi fate attenzione. Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss. Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss, but I knew him as Snake. Snake? Yes, Naked Snake. That was his code name at the time. A name he would give to you. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. My objective was to secure the location of Ossifer's legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it to Beijing.
I was to acquire a microfilm showing the location of secret funds. Funds amassed by the Allied powers during World War II. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigan, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant. Ocelot, who is now liquid. After your father rescued me in Hanoi, I went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss? The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Zero elevated Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes, or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance, something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project. Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the East flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to two Big Bosses, you and Liquid. It didn't matter that you were clones or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After
after Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics... In poche parole, è diventato pazzo. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Molto bene, raga, questo episodio di Metal Gear Solid 4 finisce qui. E ci vediamo al prossimo. Ciao!